ci ha visti per la maggior parte anche protagonisti in qualche situazione. Abbiamo avuto a che fare con i ragazzi delle scuole, grazie a Cettina, grazie a tutti quanti Paolino oramai è una colonna dell'associazione. Senza Paolino se ne cadono tutte cose. Quindi, diciamo che abbiamo avuto il piacere anche quest'anno di apporre appunto alcune opere di Paolino sulla varia di Palmi Calabro, che insomma è un vanto, e devo dire la verità, siamo anche orgogliosi di questa cosa, perché anche i palmesi ci hanno apprezzato, tanto è vero che ci hanno detto che voi, cioè noi, più lui che noi, siamo entrati nella storia della varia. Per questo motivo, e questo insomma, ci gratifica gli sforzi che abbiamo fatto. Grazie a Cettina, che con i ragazzi delle scuole, con il Movimento Cattolico Lavoratori, con il liceo di Marigliano, con i ragazzi anche della Vanvitelli e di Caserta, insomma, diciamo che c'è stato un anno di grandi attività, e questo ci. Saverio Carillo, sì. Con il professor Saverio Carino. Sicuramente continuerà questo nostro lavoro, perché comunque è stato apprezzato abbastanza bene il fatto che facciamo la cartapesta con i ragazzi, soprattutto il sabato, quindi sicuramente andremo avanti su questo campo. Un'altra soddisfazione è quella che la dottoressa Solpietro ha fatto sì che le statue che stavano sulla facciata del Duomo fossero messe qui nel cortiletto per valorizzare ulteriormente il Museo della Festa, quello che noi in effetti stiamo portando avanti con qualche sacrificio, non diciamo altro. Grazie all'avvocato Allocca, che comunque ci ha fornito di gran parte delle attrezzature che utilizziamo, e se non era per lui, insomma, stavamo ancora a scrivere a mano. Scusi, anche la fibra. Anche la fibra, certo. Anche la fibra, quindi diciamo che l'associazione sta crescendo. Purtroppo devo dire anche un'altra cosa, che l'associazione vive da oltre 25 anni, abbiamo visto passare tantissime persone in questa associazione. Chi è venuto, chi è restato, chi è andato via, chi magari per lavoro o per altre motivazioni. L'associazione è aperta a tutti, noi non facciamo distinzione assolutamente. Quindi può venire chiunque, le porte sono aperte per tutti quanti. Ci dispiace per qualche amico che purtroppo non è venuto, non è venuto con noi, ha preferito magari fare altre strade, ma questa è la vita, purtroppo è così. Io vi ringrazio per la vostra presenza di questa sera. Nel contempo, adesso facciamo anche il sorteggio delle due statue realizzate dal maestro Scotta. Per il sorteggio, e poi abbiamo preparato un piccolo presente giusto per i nostri associati, giusto per un senso di appartenenza, ecco, non è niente di eccezionale, sono dei torroncini per ricordare che comunque ognuno di noi fa parte di questa associazione, di questa famiglia. Che non sono di cartapesta. No, assolutamente. Vai col sorteggio, vai. Avvocato, voi se volete concludere magari questo piccolo intervento. Mi fa piacere, oltretutto è il presidente onorario, quindi spetta di diritto una parola. Per me si è creato il problema della sopravvivenza. Io sono, diciamo, in autonomia con Sinfonia 2013, tutti quanti sapete il mio percorso, fantastico, diciamo, c'è Rinaldi, ma soprattutto, io lo devo dire, è nato il mio percorso personale come Sinfonia 2013, per cui io per sopravvivere mi sono aggrappato al carro di Antonio.
ho detto lui è più giovane e mi trascina anche per il futuro, però volevo dire questo, Sinfonia 2013, e l'ho creato quindi perché a Napoli dovevo dire, spiegare quindi il giglio, il panettiere, il sagomiere, sai, è difficile far entrare quindi nell'idea del napoletano che sta lì il problema delle corporazioni, e allora ho detto ma faccio una parola di impatto come avete fatto voi Onirico, no? Con la fantastica, ho detto Sinfonia 2013, che non era nave crociera, è stata la mia nave che mi ha portato quindi altrove, e voglio raccontare una cosa. Paolino, scorta, vieni qua, alzati. No, alzati, Paolino. Quando sono tornato da Padova, mi è capitato di avere una pratica dove la persona che stava facendo lo sfratto non voleva andare avanti, non, tutta una situazione, me l'affido a me, per cui io mi sono trovato, ho conosciuto Paolino Scotti in occasione di uno sfratto esattamente su via Seccaccia. Via Seccaccia? Via Seccaccia, dai, dove stavi tu? Dove eri quella zona? Via Saviano. Via Saviano, va bene. Ecco, allora io andai lì, e tu chi sei Paolino? Ah, tu sei Paolino Scotti, beh, come no? No. E che c'è? Purtroppo c'ho questa cosa qui. Vieni a casa. Allora voi immaginate esattamente la scena che con Paolo Stoppa in quel famoso musical napoletano dove si vede col pianino e dietro ci sono tutti quanti i bambini, no? Uno più grande, poi c'è la ragazzina che guarda al ragazzino. Tenete presente, come si chiama quel carosello napoletano? Io mi vedo un bel giorno in studio che arrivano per le scale ed entrano tale e quale Paolino, a signora, e tutte creature che non volevano essere sfrattate. E così, io se fossi un disegnatore, io farei questa scena proprio avanti a me, che me la tengo così presente. Da quel momento io mi sono messo a disposizione. E così devo dire, mi sono accorto che Paolino Scotti non era gettonato. Disse a me e disse, avvocato, però un coppo comune, chiedimi tutto, tranne il conto. Chiedimi se ti faccio una causa gratis, se ti faccio tutto quello che vuoi. E da quel momento io ci siamo autoadottati. E così nel mio palazzo ho messo a disposizione esattamente, devo dirlo, tutto il giardino dove ho cominciato con il presepe. Disse porto pure un presepe, ma portò un presepe e poi mi facevo sapere. No, devo dire la verità. Non lo so come è andato. Ma la cosa bella è che vedo esattamente, dice, ma scusa Paolino, ma chi se mi sembra un presepe mongoloide, che a lontano che sti faccio, sai? Però ecco come nacque, ci facciamo una bella cosa, pittammola d'argento. E così è nato il problema dell'argento pittato, perché mi ricordo quindi che alla Galleria Umberto I di Napoli c'erano quei negozietti che avevano i presepi fatti d'argento, il successo e tutto. E così è nata la storia di che cosa? Che è finita con il giglio glitterato, quindi con tutte le polvere di stelle che scende. Eccolo qua. Però devo dire che fra me e Paolino si è creata una sinergia, perché lui è la persona molto orgogliosa, non ha mai pregato nessuno. Venivano prese tutte le altre botteghe, Paolino non veniva presa. È un gioco politico, si sa. Amicizie di qua e di là, ma io ritengo, quindi l'ha dimostrato quest'anno, no? Con il giglio che ha fatto Beccaio, che praticamente è la nostra varia, no? La nostra varia, si dice così, no? La nostra, ma voi ha fatto un capolavoro, quindi voi lo riconoscete. Ed eccolo qui Paolino, ora si è creato un problema. Ci abbiamo messo che le quando mani ho fatto noi. Il giglio glitterato. Ci detto Paolino, ma non è che poi il capo quando arrivavamo a piatto con gigli sfugati ci sputano tutto quanto in faccia, no? No, passerete la storia, dice. E così sono passata la storia.